Buon sud a tutti! Oggi la bussola di Assud ci ha portati a Rizziconi, comune di 8.000 abitanti in provincia di Reggio Calabria. Ci troviamo proprio nel cuore della piana di Gioia Tauro, in un centro importantissimo per il commercio, l'agricoltura e la costruzione di macchinari agricoli. Storicamente Rizziconi sembra affondare le proprie radici nell'antica Taureana. Erano gli anni delle invasioni moresche. I saraceni arrivavano dal mare per conquistare e razziare le città costiere. Le popolazioni locali, guidate dai monaci basiliani che erano già presenti in questo spicchio di Calabria, abbandonavano le città di costa per andare nelle zone più interne. Ma adesso è arrivato il momento di andare a parlare con il primo cittadino, il dottor Giuseppe Di Giorgio. Andiamo. Sindaco, stavo giusto venendo da lei. Mi accompagna nel suo ufficio? Sindaco, buon sud, grazie per averci ospitato. Ci siamo trovati giù mentre lei entrava stamattina, sì. Prestissimo, perché la sua attività inizia mattina presto. Sì, sì, è abbastanza preso. Come medico di base devo essere per forza. E infatti, molto... sindaco, io girando per tutte le città della Calabria ho scoperto che molti sindaci sono medici. Questo perché voi captate tutte le istanze della popolazione e quindi si confidano con voi. Forse siamo immersi proprio nel sociale. Conosciamo vita, morte e miracoli dei nostri concittadini. E quindi possiamo meglio di altri andare a poi, sapendo i problemi e sapendo pure le risorse che si possono avere, cercare di risolvere o quantomeno affrontare i problemi dei cittadini. Che città è Rizziconi? Rizziconi per me è stata la seconda mia città, perché io sono nato a Taurianova, che qua vicino. Che è un paese qui vicino. E poi ho avuto... le mutue, perché sono come medico ho avuto le mutue, sai cosa significa, qui a Rizziconi. Sono stato accolto veramente a braccia aperte, sono stato praticamente da quasi subito massimalista, cioè significa io ho avuto 1500 mutuati quasi subito, quindi un segno che il paese ti ha accolto bene, ti vuole bene, e questo diciamo l'ho ricambiato. Come potevo farlo? Intanto cercando di lavorare bene come medico, di comportarmi bene come uomo e poi come cittadino impegnarmi anche in politica, era inevitabile. Per la verità ho studiato per un anno, sindaco. Sono andato, infatti quindi non ha studiato è un per caso. Essere sindaco? Ho studiato per da sindaco, cioè ti spiego, io di leggi, di amministrazione non capivo e forse ancora non capisco niente. E io ho preso alcuni punti di un programma per cercare di svilupparli. Il primo punto è, guarda caso, l'unico probabilmente che abbiamo risolto in maniera perfetta qui a Rizziconi, è stato quello della raccolta differenziata. E siamo arrivati a superare oggi il 55% di differenziato. E se io non so tu a che livello sei e sai di queste cose, ti posso garantire che è un tanto, risultato so che straordinario. È straordinario come questo dato. Per me, non solo per merito mio che mi sono impegnato, ma merito sicuramente degli 8.000 abitanti di Rizziconi che si stanno prodigando per far sì che questo sia sempre migliore. E ti posso dire, proprio in questi giorni, la SUAP, che è la stazione unica appaltante gestita dalla prefettura, ci ha dato la possibilità di fare una gara d'appalto per 5 anni e l'abbiamo già ottenuta con lo stesso esborso economico che noi faremo, che abbiamo fatto nel 2014, lo faremo nel 2019. Quindi i miei concittadini non dovranno sborsare una lira in più. Quindi il bilancio della sua amministrazione a oggi è positivo, lo ritiene positivo? Da questo punto di vista è più che positivo.
Siamo all'Istituto Comprensivo di Rizziconi in compagnia dell'insegnante Maria Gramendola, preside oggi, che ci racconterà un po' questa Rizziconi, anche se è da poco so che si è insediata qui, giusto? Sì. Mi racconti un po'. Allora, il mio insediamento è iniziato il 1 settembre del 2014. L'impressione che ho avuto di Rizziconi è stata quella di un'accoglienza molto calorosa, sia da parte dell'amministrazione comunale, sia da parte della popolazione, sia da parte delle maestre e degli insegnanti. L'aspetto che mi ha colpito di più è il ruolo centrale che la scuola riveste in questa realtà. La scuola ha in una realtà piccola come Rizziconi un ruolo fondamentale, perché la gente dalla scuola si aspetta tanto. I genitori devono poter affidare alla scuola i figli con fiducia e devono avere la certezza che la scuola è un luogo di formazione. Siamo in compagnia dell'insegnante Angela Tornese, che si può dire un insegnante, si può definire sulla via della seta. Perché? Allora, perché? Perché l'idea è nata, diciamo, grazie alla volontà sia degli alunni che dei genitori. Perché? Perché studiando le fibre tessili, che fanno parte proprio della mia specifica disciplina, i ragazzi che i genitori hanno voluto approfondire questo discorso. E mi è venuta l'idea, così lavorando, perché? Perché cercando di riscoprire quello che il territorio ha offerto in passato su questo settore. E che cosa ho scoperto? Che il territorio di Rizziconi aveva una vastissima abbondanza di terreno, dove venivano coltivati il gelsi per l'allevamento del baco da seta. Siamo andati avanti, quindi il progetto l'abbiamo intitolato La via della seta a Rizziconi, ma non solo. Perché non solo? Perché non soltanto la seta si produceva a Rizziconi, ma anche altre fibre importantissime tipo la canapa, che ancora oggi nel territorio abbiamo esempi con tessuti, ma soprattutto per la biancheria, dove le donne coltivavano, questa era un'attività proprio specifica delle donne, coltivavano la canapa, ma la coltivavano veramente con grande fatica. E poi portavano tutta la filiera fino addirittura alla tessitura del capo finito, del tessuto finito, perché era il tessuto, e poi dal tessuto arrivavano al capo finito. Per la seta era un discorso più affascinante, perché addirittura le famiglie numerose, cosa faceva? Sempre la donna dedicata quindi a questo tipo di attività, cosa faceva? I bachi nel periodo invernale, i bachini piccoli li facevano riscaldare tipo una sorta di termosifone sotto le ascelle, perché altrimenti morivano per il freddo. E allora sti ragazzini dovevano stare in un certo modo con le braccia né troppo schiacciate perché li ammazzavano, né troppo allargate perché altrimenti cadevano e morivano comunque. Quindi si riscaldavano sotto le ascelle? Sì, sotto le ascelle, perché in quelle giornate proprio di gelo, mia mamma, che ha 80 anni così circa, lei da bambina ha fatto questo tipo di attività, perché per loro era un'attività, era un dovere, che poi da quella attività poi derivava, cioè ricavavano la biancheria che dovevano dare alle figlie, ed era un tessuto di valore, di alto valore. Quindi loro sapevano che facendo questo tipo, oppure per esempio che dovevano portarle al mattino nei gelsi perché mangiavano le foglie, oppure andavano loro a raccogliere le foglie nel periodo invernale. Be faithful, waiting for me to come home. If I were a boy, I think I could understand.
Siamo al centro aziendale Acton di Cannavà e stiamo andando ad incontrare, già ci aspetta, il dottor Pierluigi Taccone, che è già qui con noi. Dottor Taccone, buongiorno, buongiorno, grazie per averci ospitato. Per carità, è un piacere. Questa è la tenuta Acton di Cannavà, giusto? Esatto, questa è una tenuta che apparteneva nel 1700 alla famiglia Grimaldi e poi nel corso dei secoli si è spezzettata sempre in misura maggiore e oggi quella che è rimasta è l'azienda Acton, tra quelle che ormai non esistono più, l'unica che ancora esiste è questa della famiglia Acton, che ha in Cannavà circa 300 ettari di terreni fra olivo, agrumi e piantagioni di kiwi attualmente. Abbiamo anche una sessantina di ettari di nuovi impianti di olivo, che sono poi il futuro e la speranza di questa olivicoltura che tendenzialmente va a morire. Andiamo a vederlo insieme? Certo, con Mi piacere. Mi porta a fare un giro? Con molto piacere. Siamo nel salotto del dottor Taccone, che ci ha ospitati gentilmente in questa tenuta, in questa azienda di famiglia, e so che lei è anche un marchese, se non erro. Sì, ma questo diciamo che è un fatto incidentale, anche poco importante, ad essere sinceri. Beh, però noi partiamo dalle origini della sua famiglia per arrivare all'attività che svolgete oggi qui. Allora, se vogliamo parlare della provenienza di questa azienda, esatto. In realtà data dal 1700, dove esisteva un enorme feudo che era di proprietà della famiglia Grimaldi, oggi a suo tempo già estinta col terremoto del 783, che attraverso gli eredi di questa ultima principessa Grimaldi si è allargata enormemente le persone interessate a questo feudo, per cui nel corso degli anni si è sempre più assottigliato. Inizialmente erano addirittura 40.000 ettari di terreno che appartenevano a questa famiglia. Oggi sono rimaste i resti di questo enorme feudo, e uno di questi resti è della famiglia Acton, che è l'azienda in cui lei si trova, e sono circa 300 ettari di terreno olivetato, agrumetato e con nuove piantagioni di kiwi. Chi erano gli Acton? Gli Acton erano una famiglia inglese che si è insediata a Napoli nel 700 su invito dei Borbone, perché il primo Acton era un ammiraglio della marina inglese chiamato a Napoli proprio dal Borbone per gestire e migliorare la marina napoletana. E poi evidentemente si sono trovati bene e sono rimasti fino ai giorni nostri in Italia, nel sud Italia. Diciamo che al sud si sta bene allora. Al sud si sta benissimo, fermo restando le problematiche che comunque conosciamo tutti, ma indubbiamente si sta bene. Perché voi vi siete fermati qui? Ma io sono di origine calabrese e ho studiato a Napoli, ma in realtà ho sempre vissuto qui, la mia famiglia ha sempre avuto terreni in questa zona. Gli Acton, per rapporti familiari, per matrimoni e compagnia bella, da questa iniziale Dante Causa, che era la Grimaldi, l'ultima Grimaldi, attraverso matrimoni sono entrati in possesso ai primi del Novecento di questa azienda agricola. Sua moglie, se non erro, è una discendente, l'ultima discendente degli Acton. Sì, è l'ultima. L'ultima discendente degli Acton. Degli Acton, napoletani. Napoletani. Perché poi esiste una famiglia Acton inglese che è abbastanza numerosa. Just a mistake, think
Siamo all'interno della parrocchia San Martino Vescovo qui a Drosi e siamo in compagnia dell'assessore alla cultura Alessandro Giovinazzo. Salve, ben arrivato. Salve, buonasera. Grazie per l'ospitalità. Grazie a voi di essere venuti qui e di aver accettato il nostro invito. Cosa troviamo in questa? Perché è tanto importante questa chiesa? L'unica delle vecchie chiese di Drosi è rimasta fondamentalmente in piedi, o comunque ricostruita, dopo il famoso terremoto che distrusse tutto. Ma soprattutto all'interno di questa chiesa sono custoditi gelosamente, e lo posso sottolineare, gelosamente dal nostro parroco Don Nino La Rocca, il ciborio del Bottone e la statua del San Giovanni Battista con l'agnello in braccio, sempre attribuita al medesimo scultore, al medesimo artista. Sono opere di una pregevole fattura, non solo dal punto di vista artistico, ma anche per quello che nascondono, che c'è dietro come storia proprio. Che, ad esempio, se prendiamo il ciborio, che è la parte più, diciamo, forse la parte più importante, pochi lo sanno, ma è quasi l'esatta copia di quello che c'è nella chiesa di San Nicolò a Messina, stesso artista. Tra l'altro, la tesi che sia del Bottone l'opera è avvalorata proprio da uno scritto ritrovato dove un nobile dell'epoca commissionava al Bottone questo ciborio per proprio la chiesa di Drosi. Non era qui in questa chiesa questo ciborio, ma bensì era nella chiesa del Sacramento, andata distrutta. Poi fu recuperato e ricollocato qui, e insomma oggi tutti i fedeli e non solo possono ne possono beneficiare. On the floor, God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning. Allora, siamo con l'assessore al bilancio Giuseppe Mamone, esatto, del comune di Rizziconi, ma di Drosi al 100%. Al 100%, doc. Allora, Drosi. Giuseppe, vi racconti un po' la storia di questa frazione, sì, risalente all'epoca romana. Era attraversata dalla via Popilia, e il terremoto poi del 1783 ha distrutto completamente Drosi. L'unica cosa che è stata ricostruita è la chiesa, che è la chiesa matrice di San Martino, e per il resto poi... Quindi da qui praticamente, questo è un centro importantissimo di passaggio, ma anche ci restavano qui, sì, non solo di passaggio qui, per la Sicilia, sì, per il... infatti qui si è fermato il console Drusiu, il console romano, e da questo console viene il nome proprio di Drosi. Giuseppe, allora, ma ci sono dei progetti per recuperare questa frazione? Sì. Allora, tu sei assessore al bilancio. Io sono assessore al bilancio, sono quello che dovrebbe dare i soldini. Diciamo che partiamo da un progetto generale che stiamo per realizzare, il piano regolatore, che questo comune di Rizziconi non ha mai avuto un piano regolatore. Quindi cercheremo di valorizzare la zona storica che siamo appena passati. E poi vogliamo un progetto che è stato già finanziato, è l'allargamento della piazza davanti alla chiesa matrice. Siamo con Alessandro dell'associazione Agorà, sì, che è qui con noi, che ci racconterà un po' che cosa fate qui nel comune di Rizziconi. Il nome Agorà viene dall'acronimo Associazione Giovani Organizzati per una Rizziconi Attiva. La nostra associazione appunto organizza eventi che mirano soprattutto all'aggregazione, all'intrattenimento, che sia musicale, che sia teatrale. E questo dove lo fate esattamente? Tutta soprattutto lo facciamo in piazza, perché appunto Agorà in greco significa piazza. Quindi noi siamo ragazzi di piazza. Crediamo che la piazza sia una location ideale per fare questi eventi, in quanto essendo appunto al centro la gente fluisce da tutte le vie periferiche e arriva in piazza. Allora, al tuo fianco possiamo dire che non ci sono cartonati, ma no, ci sono altre persone che, sì, lavorano con voi, sì, perché sì, sono lì fermi, ma sono vive. Sì, sì, lei è Rosy.
e lui è Giuseppe, sono dei soci della nostra associazione. A cosa vi serve a voi per svolgere la vostra attività? Facciamo tutto per passione, perché vogliamo appunto attivare Rizzico. Quali difficoltà riscontrano giovani come voi qui a Rizziconi o comunque al sud? Diciamo che quanto riguarda la nostra attività non ne riscontriamo molte, perché veniamo aiutati dalle persone, dai singoli cittadini, che vedendo che facendo le cose per bene e non facendo le cose a scopo di lucro, solo per fare del bene a Rizziconi, ci aiutano. La popolazione vi segue, sì, quindi? Sì, sì, ci segue molto. Basta solo pensare che durante le 6 serate del nostro 8° Festival della Birra abbiamo avuto circa 20.000 presenze. Quindi che avete in cantiere adesso? Diciamo, cosa state progettando? Diciamo che per noi il periodo invernale primaverile ci permette di arrivare al periodo estivo per organizzare al meglio il Festival della Birra, che è la nostra punta di diamante, l'evento principale. Grazie Alessandro, grazie per il vostro impegno, mi raccomando, metteteci ancora più forza, perché bisogna sollevare il sud, certo, deve ancora crescere di più di come adesso, certo. E Rizziconi prima di tutto, certo. Va bene, grazie ragazzi, grazie. Vogliamo le note e non teniamo regole. Dans la musique nous chantons, versiamo le parole dei Parigi fino alle C. C'est bon pour le moral et alors, c'est bon pour mes enfants et encore. C'est bon pour le moral et alors, c'est bon bon tiki bon. Siamo con Gianmarco dell'associazione culturale Piazza Dalì. Piazza Dalì. Che cos'è questo, Gianmarco? Questo è il premio Elmo. Premio Elmo. Nato 3 anni fa, dopo 10 anni di attività dell'associazione. Infatti per i 10 anni dell'associazione volevamo fare qualcosa di importante e abbiamo fatto questo premio. Di che cosa vi occupate nello specifico? Noi prendiamo parte a qualsiasi attività che c'è all'interno del nostro territorio, però le nostre attività, le nostre promozioni sono di quelle culturali e artistiche. Noi siamo nati in 3. Eravamo tre universitari sognanti e nel periodo dell'Accademia abbiamo fatto questa associazione. 3 numero perfetto, quindi sono 14 anni, mi dicevi. Sì, che ma esiste. Siamo cresciuti adesso. Ora quanti siete? Saremo una ventina. Di 3? Sì, una ventina, sì, va una ventina bene, di persone. Allora, voi questa associazione premia le altre associazioni culturali che operano nell'ambito della promozione culturale. Sì, sì, inizialmente l'idea era questa, comunque di occuparsi delle associazioni e delle fondazioni che in Calabria o nelle regioni, diciamo, vicino a quella calabrese ce ne sono parecchie e importanti anche. Eccoci qua in compagnia di Giusy dell'associazione culturale Solidalè. Sì. Ciao Giusy. Ciao, buonasera. Allora, spiegami un attimo perché il nome Solidalè. Allora, Solidalè nasce dal fatto che noi siamo un'associazione che ci occupiamo essenzialmente di solidarietà, quindi è un'associazione no profit che si occupa essenzialmente di beneficenza, di raccolta fondi a scopo benefico e sociale. Per cui ci occupiamo di solidarietà e quindi solidarietà. Quindi Solidalè per questo motivo. È un'associazione, diciamo, giovane, perché è nata circa 4 anni fa,
però pur essendo giovane all'attivo parecchie manifestazioni, iniziative, proposte, promosse dalla stessa associazione, spesso avvalendosi anche della collaborazione di altre realtà associative, creando anche dei veri e propri momenti di aggregazione e di condivisione. Ci caratterizziamo per il volto femminile perché siamo 20 donne. 20 donne? 20 donne, sì. Lo scopo fondamentale è quello di raccogliere fondi a scopo benefico, ma il nostro desiderio più grande, l'obiettivo che ci proponiamo, è forse anche più ambizioso, è quello di divulgare, di diffondere la cultura della solidarietà. Per fare questo noi abbiamo in cantiere parecchie manifestazioni, per esempio quella che ci ha fatto conoscere è il Natale Solidale. Noi a Natale invitiamo anche altre associazioni, organizziamo mercatini di Natale, poi le signore di Rizziconi preparano dolci che noi vendiamo e poi elargiamo i profitti in buoni spesa che andiamo praticamente a donare alle famiglie bisognose, che ce ne sono parecchie nel nostro territorio. Spero di essere utile alla scuola rizziconese. Non mi aspetto niente dalla scuola, io non voglio nulla dalla scuola, voglio io essere in grado di essere utile alla scuola di Rizzico. Sicuramente ci riuscirà, perché vedo che ha una carica e un temperamento da classica napoletana. Lo spero. Avete iniziato da poco l'anno scolastico. Quali difficoltà ha riscontrato nelle strutture scolastiche? Perché so che ci sono tanti problemi nelle scuole. Sì, le difficoltà strutturali ci sono. Devo dire che l'amministrazione comunale, che è l'ente proprietario dell'immobile, collabora in modo quotidiano con me per la risoluzione immediata e anche, voglio dire, a lungo termine dei problemi. Ci stiamo attivando per cercare di risolvere problematiche relative agli ambienti della mensa, relative anche agli ambienti scolastici che mancano in alcuni plessi, relativi a piccoli disagi per l'utilizzo dei servizi igienici o della palestra. Le problematiche ci sono, ma l'attenzione è anche tanta, sia da parte di questa dirigenza, sia da parte dell'amministrazione comunale. E quanto è importante la memoria storica di dove vivono i bambini? Questo viene fatto? I ragazzi hanno bisogno di sapere che hanno delle radici, le devono conoscere, le devono sperimentare. Però. Radici millenarie, tra radici l'altro, millenarie. In questa terra. Le devono sperimentare, la sperimentazione della storia può passare attraverso delle esperienze, proprio l'empiria, cioè il contatto, il toccare, molto concrete. Può essere la realizzazione di un mosaico, può essere ad esempio la realizzazione di un prototipo di moneta con la creta che io ho fatto, ho realizzato. Può essere la realizzazione anche di un breve cortometraggio in cui i ragazzi simulano quel periodo di storia che hanno studiato. Questo li rende consapevoli che fanno essi stessi parte della storia. Buona fortuna. Grazie mille. Grazie per l'ospitalità e buon sud anche a lei. Grazie mille. I'm not pretending, no hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on. L'altra opera invece è San Giovanni Battista con l'agnello in braccio. Qua c'è un po' di quella che sembrava quasi una leggenda, ma in realtà poi tutto è stato provato e avvalorato. Questa statua, attribuita alla fine al medesimo artista, come dicevo poc'anzi, ossia il Bottone della scuola messinese, è una statua in marmo. Era fondamentalmente persa questa statua, sicché nel 1936 l'allora principe Umberto di Savoia venne e si trovò a sostare qui a Drosi, perché era venuto a far visita al X Corpo d'Armata. C'è una piccola leggenda
su questo principe, però non la voglio sul vero motivo per il quale fosse venuto qui in Calabria. Non ce la vuole svelare. Però meglio non svelarla, anche perché non vorrei scatenare incidenti diplomatici. No, assolutamente, va bene. Stiamo alla storia ufficiale. La storia ufficiale dice che è venuto in visita al decimo corpo d'armata, è venuto a visitare la chiesa di Drosi, e in particolar modo qui la, praticamente la chiesa di San Martino Vescovo, per ammirare il ciborio. Mentre si trovava nei seminterrati di questa chiesa, in un angolo scorse praticamente quattro pezzi, quelli che erano quattro pezzi di marmo. Ed era la statua del San Giovanni. Lui che era a pezzi. Era a pezzi a seguito dell'incendio che c'era stato, che aveva quasi completamente distrutto questa chiesa. Praticamente si accorse però subito della buona fattura e del materiale, ma soprattutto dei lineamenti. In un primo momento, forse preso, non dimentichiamoci che il principe Umberto godeva di una grande fama di storico e di intenditore d'arte. Non per nulla è stato lui, assieme alla moglie Maria José, a porre la prima pietra di quello che è il nostro museo a Reggio Calabria. E, preso da questo entusiasmo, praticamente l'attribuì al Bernini padre. Il principe Umberto se la prese con i gerarchi fascisti, perché disse: come, voi non vi rendete conto di avere un'opera del genere e l'avete abbandonata? L'abbandonate così. Allora fece subito, insomma, addirittura mandò un contributo alla sovrintendenza di allora e ai beni culturali per la restaurazione. Per un sacco di tempo la statua praticamente restò all'interno del museo, restaurata al museo di Reggio, poi finalmente tornò qui, dove è giusto. Siete riusciti che sia. Sono riusciti la curia vescovile, perché qua c'entra poco un'amministrazione comunale, veramente è stata la curia vescovile a suo tempo, il parroco del tempo, a volerla fortemente qui al suo posto. Che cosa fate all'interno? Mi può raccontare un po' l'attività che svolgete qui dentro? Certo. Dall'agrumeti, so anche che ci sono la coltivazione di kiwi. Abbiamo anche kiwi, sì. Sì, ma essenzialmente quando io ho iniziato a occuparmi dell'azienda, era un'azienda essenzialmente olivicola, di una olivicoltura tradizionale, che era quella delle piante straordinariamente belle che esistono qui sul territorio, ma altrettanto poco produttive, se vogliamo, dal punto di vista della redditività. E allora abbiamo incominciato a operare sempre su queste piante con sistemi più moderni come gli scuotitori per olive, e siamo stati anzi i primi. E voi siete stati i primi, mi sa, che avete inventato gli scuotitori. Io l'ho diciamo, importato dagli Stati Uniti, i primi scuotitori che servivano là negli Stati Uniti negli anni 70 addirittura, servivano per la raccolta delle prugne, delle noci. L'abbiamo modificati, l'abbiamo ristrutturati in maniera più adeguata in termini di dimensioni, e abbiamo iniziato a operare con questi scuotitori agli inizi degli anni 70 sulle piante di Carolea, che sono delle piante di olivo della provincia di Catanzaro, un po' più piccole di queste qui. Poi abbiamo ingrandito ancora le strutture di queste macchine, le dimensioni di queste macchine, e abbiamo iniziato a lavorare a fine anni 70 anche su queste piante così grandi. E siamo stati i primi ad operare queste macchine, a costruirle anche. Quindi è un inventore? No, un imitatore. Abbiamo imitato la tecnologia americana, migliorandola. E adattandola a quella che è la realtà della questa olivicoltura. E siamo stati di conseguenza anche i primi a fare dell'extravergine, perché solo raccogliendo le olive dalla pianta si possono ottenere degli oli di qualità pregiata. Sindaco, noi grazie al suo permesso andremo con la nostra trasmissione di Assud in giro per la sua città.
che lei rappresenta. E andremo anche nelle frazioni di Drosi e Cannavà, certo, che sono molto importanti, certo, sia culturalmente che storicamente, perché a Drosi c'è stato un insediamento in epoca romana, poi successivamente, certo, bizantina, la presenza dei monaci basiliani, quindi una forte presenza, e a Cannavà della, addirittura l'aristocrazia, alta aristocrazia. Certo. E quindi molto importante per questa città. Sente il peso di questo? Vorrei sentirlo ancora di più. Non è un brutto peso, è un dolce peso. È un dolce peso perché la cultura è quella che differenzia un po'. Intanto perché siamo in Italia, che lo sai meglio di me, dove c'è il 75% dei reperti archeologici e storici, del mondo. Certo. E noi siamo una piccola parte, non dispiace avere, questo è un gran bel peso, andare al borgo, come diciamo noi, al borgo di Cannavà, e vedere quella bella chiesa del tardo 800 napoletano non è una cosa da poco, o vedere le vecchie costruzioni dove si tenevano cavalli. Oggi allevamenti di cavalli non ce ne sono più, purtroppo. Sì, ci sono altri tipi di allevamento, ma un allevamento più di bestiame, non mi perdoni la cosa, nobile come era il cavallo. Oppure andare a Drosi e sapere che era la via del sale. Angela, quanto è importante far riscoprire ai bambini di Rizzicoli, e non solo, perché so che vuole ampliare questo progetto in giro per tutta la Calabria, quanto è importante far riscoprire quello che il territorio offre ancora oggi? Allora, è importantissimo perché? Perché attraverso la conoscenza del passato si costruisce il presente, ma soprattutto il futuro, perché visto che siamo in un periodo di crisi, e siamo in un periodo particolare un po' decadente, possiamo dirlo. E allora secondo me da questa decadenza può avvenire la rinascita. C'è sempre un risorgimento dopo, esatto, una decadenza, quindi. C'è sempre un risorgimento, e il risorgimento di Rizzicoli secondo me attraverso lo studio e la conoscenza del territorio del passato per poter costruire il futuro. Da quanti anni insegnate, Angela? E dobbiamo dirlo? Allora, quanti anni fa l'insegnante? Poi gli anni suoi? Più di 30 anni. Sono partita da Milano, io ho studiato tutti i territori possibili e immaginabili. Perché è partita da Milano? E perché insegnato? Io mi sono presa la valigia, sono partita. Perché la classica valigia di cartone? La mia non era di cartone, perché nel frattempo la tecnologia era andata avanti e quindi era un poco di plastica. Vabbè, eravamo già nella plastica. Però voglio dire, cioè io faccio il mio lavoro con amore. Perché ha deciso di fare l'insegnante? Allora, ho iniziato per cercare di fare qualche supplenza per alleviare le spese della mia famiglia con qualche libro, per comprare qualche libro all'università. Così per scherzo, un gioco tra me e mio padre. Ho fatto la domanda a Milano, nel frattempo studiavo sia l'università sia l'abilitazione, e da lì sono partita. Quando sono arrivata a Milano per gioco. Per gioco. E poi sei innamorata follemente. Io mi sono innamorata follemente del mio lavoro, lo faccio con amore, con passione, con tutto. Si vede. Assolutamente. Trasmetto ai miei alunni quello che io so. È quello che deve fare un insegnante. Deve trasferire il sapere. Io cerco di farlo in tutti i modi, non so se ci riesco, lo chiedo ai miei alunni e ai genitori dei miei alunni, non lo so. So che, Angela, adesso ti dobbiamo liberare perché hai una classe, devi andare a fare lezioni, quindi non vogliamo... Mi linciano poi, La linciano, quindi la dobbiamo lasciare andare. Allora, prima di chiudere, noi ci diamo un bel bacetto e ci salutiamo. Ok. Buona fortuna. Grazie, anche a voi soprattutto, veramente. E buon sud, si ricordi, buon sud.
Quanto è importante la tutela del territorio artistico, culturale? Fare anche conoscere. Io penso che questo sia fondamentale per, non solo per Drosio, ma per tutto il territorio della Calabria, perché penso che la Calabria possa vivere, l'economia possa essere mandata avanti solo da riuscendo a far conoscere queste cose bellissime che abbiamo, che in tanti altri posti hanno meno di noi, però riescono a pubblicizzarle, a farle vedere meglio. E io un concetto che ho sempre ritenuto che noi siamo sul mare, anche se siamo a 5 km dal mare, però è una località di mare, quindi potrebbe anche essere sfruttate questi paesini per farli conoscere, per portare gente a farli dormire. Quindi anche perché sono quasi disabitati, c'è poca gente, ecco, potrebbero diventare dei bed and breakfast, delle piccole cittadine turistiche. E quindi anche perché nel mese di agosto viene organizzata la solita festicciola religiosa, quindi ci sono una settimana di feste e è pieno di gente, si trasforma questo paesino. Certo. Allora potrebbe essere un modo di attrazione per i turisti e far risollevare queste piccole frazioni, questi antichi borghi. Antichi borghi che poi in altri posti al nord vengono tenuti. Come la Toscana, per esempio, hanno fatto la fortuna. La fortuna, esatto. Magari allora dobbiamo uno riuscire. Sting della situazione viene qui e compra una casettina. Però lo dobbiamo sistemare per farli venire, perché loro amano il bello. Ce la metteremo. Assessore, tutta. Buona fortuna, buon grazie, lavoro. Grazie e a mi voi. Raccomando. Sindaco, questa è una città che anche nelle difficoltà del paese ha un commercio abbastanza fiorente per quelli che sono il periodo storico che vive l'Italia. L'agricoltura è molto sviluppata, certo. E anche la cultura è ai suoi livelli massimi. Che altro aiuto si può dare a queste attività? Sì, noi dovremmo andare, perché l'hai detto tu, l'agricoltura, noi siamo il primo paese produttore di olio d'oliva nella piana di Gioia Tauro e quindi Calabria, siamo veramente un paese importante per questo. Poi le nostre clementine, le clementine che tu mangi al tuo paese, dove arrivano le clementine senza un seme dentro, sono tutte del Bosco di Rosarno, si chiamerà e si chiama Bosco di Rosarno, onore a Rosarno che è più grosso di noi, è più importante di noi da questo punto di vista, ma una delle maggior parte di produzione è Rizzigoni. E ti posso dire che ogni mattina parte un camion pieno, uno, due camion pieni di mandarino, di clementine, e vanno a impinguare quelli che sono i mercati, però purtroppo non arriva col nome mandarino, clementino di Rizzigoni, ma con altri nomi. Per quanto riguarda le olive, il nostro olio che ha vissuto brutti momenti perché praticamente era la maggior parte olio lampante significa buono solo per essere bruciato. Oggi, merito anche di aziende di Rizzigoni che hanno costruito le macchine alternatrici di raccolta più veloce possibile, e non soltanto con le reti, ma anche con la raccolta proprio con macchine, si chiamano alternatrici, volgarmente dette scopatrici, e poi con gli scuotitori, perché purtroppo il grande problema o il pregio è che noi abbiamo degli alberi abbastanza grandi, non si possono sbattere, molto alti, ecco, grandi in questo senso, ma viva Dio, assaggia un po' del nostro olio di cosiddetto ottobratico, in dialetto ottobratica, il nostro olio ottobratico sfida qualunque altro olio del mondo, non c'è, ci sono oggi altri cultivar, come si chiamano, però l'ottobratico non lo arriva a nessuno. E nella ipotetica, nella migliore filiera dei prodotti per la dieta mediterranea, l'ottobratico è il principe. Hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of
of our life, but not together. Wake up in the morning. Quali difficoltà avete trovato a svolgere questa attività? Nessuna. Se le avete avute? Nessuna. Nessuna, perché la volontà ti fa andare avanti, la passione. È inutile che ci soffermiamo sui problemi che ci sono al sud per lavorare. Basta andare avanti, la mattina svegliarsi e lavorare. Rimboccarsi basta, le maniche e andare avanti. Sì. Però tu mi hai detto che c'è molta reticenza per quanto riguarda la cultura, quindi è difficile inglobare più gente possibile che vi dia una mano, perché appunto, ah, ma roba di cultura, no, non ci interessa. Sì, va bene, si restringe il cerchio, diciamo, poi lavorando pure nei periodi estivi, dove la gente comunque ha più voglia di altro piuttosto che la cultura. Però quest'anno abbiamo registrato un bel successo pure di pubblico e la cosa ci inorgoglisce. Ci inorgoglisce perché abbiamo avuto la sala strapiena quest'anno di persone e non è più una giornata di cerimonia, noi vogliamo che gli ospiti raccontano la propria storia e poi vivano anche sì. L'evento. Tu mi hai detto che vi siete gemellati, associati con un'associazione importante di Taormina. Sì, Arte e Cultura Taormina, è una delle più prestigiose associazioni che vive e lavora a Taormina. Che cosa fate con loro? Noi quest'anno siamo partnership dei loro eventi, quindi li aiutiamo. Abbiamo 12 eventi che finiranno nel mese di novembre. E abbiamo collaborato anche quest'anno con un'associazione di Praia a Mare. Gianmarco, io so che tu devi andare perché ci avete da lavorare e da preparare le altre cose, gli altri eventi. Quindi io ti lascio andare con questo bellissimo premio che mi prendo io, va bene? Mi sono autopremiato, sì. Ok? Grazie Gianmarco, okay, grazie. Stato molto gentile. Mentre i kiwi, che io non sapevo che ci fossero in Calabria i kiwi. No, i kiwi in questo territorio, in questa zona, hanno una vocazione veramente importante perché le condizioni climatiche del territorio sono favorevolissime all'accrescimento e allo sviluppo del kiwi, di buona qualità, non solo di buona quantità ma anche di buona qualità. Quindi è una cultura che va affermandosi. L'importante è che il territorio non si squilibri troppo a favore del kiwi a danno di altre coltivazioni, perché in agricoltura stiamo mantenendo un equilibrio. L'equilibrio è un fatto sostanziale, perché nel momento in cui si squilibria un territorio si creano un incremento di malattie fungine, un cambiamento climatico, cosa che è successa in realtà con l'olivo, perché 30.000 ettari di olivo, che sono la realtà dell'olivo tradizionale in questo territorio, ha provocato anche uno squilibrio climatico, per cui le piante che prima erano rigogliose, producevano enormemente, oggi alla luce di questo cambiamento climatico riducono le loro capacità produttive, per cui bisognerebbe riequilibrare il tutto, favorendo casomai il kiwi, favorendo una coltivazione orticole, riducendo un po' la massa della olivetazione che esisteva, in maniera da creare uno sviluppo equilibrato del territorio. Quindi andrebbero tolti degli uliveti a favore di altre coltivazioni. Lasciando casomai la parte bella dell'oliveto tradizionale, che è importante. Che qui sono bellissime, che sono altissimi. Certo, sono altissimi e sono particolari perché sono unici nel panorama olivicolo europeo, mondiale direi. Però sono altrettanto invasivi, creando delle problematiche di carattere, di malattie fungine, ma anche delle problematiche economiche, perché queste piante, per quanto siano belle, hanno una redditività che diventa sempre più modesta. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the light.
Io so che tu ti occupi anche di un altro progetto. Sì, diciamo con l'associazione abbiamo, questo è stato il secondo anno e abbiamo praticamente rivisitato nel tentativo di rivalutare un borgo antico, che è il paese vecchio della nostra città, abbiamo praticamente fatto questa operazione, nel senso abbiamo fatto aprire i vecchi palazzi, ospitando mostre di arte, dei percorsi di arte, poi con anche delle installazioni, e abbiamo praticamente ospitato anche artigiani che hanno trovato come location proprio queste vecchie abitazioni, e poi anche a musica, artisti di strada, sicché i cittadini nel primo anno che sono venuti veramente erano increduli nel rivedere questi posti che quasi sconosciuti, però conosciuti ma in un'altra veste, suggestiva, ecco. Quanto è importante la memoria storica dei posti, dei luoghi dove si vive? Guarda, l'indomani della prima edizione noi abbiamo ricevuto dei commenti favorevolissimi, con dei grazie veramente scritti in caratteri cubitali, proprio perché anche i ragazzi della mia generazione hanno apprezzato tantissimo, rivedendo i luoghi della loro infanzia. La memoria storica è qualcosa che non dobbiamo mai lasciare da parte, è quello che ci dà, è la nostra ninfa per il futuro e anche per le nuove generazioni. Sì. Grazie Giusy, buona giornata. È stato un piacere, un bacetto. Grazie. Ciao. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out. È vero, mi hanno detto, potrei anche sbagliare, che qui ci sono le prime foresterie, cioè dove venivano ospitati alloggi, dove venivano ospitati i lavoratori stagionali che si occupavano della raccolta. Sì. E questo è stato fatto quando? Guardi, questa azienda ha una struttura estremamente moderna, che poi quella della corte che le ha visto, che era il centro aziendale, ma c'era la parte direzionale dell'azienda che gravitava su questo centro aziendale, ma tutto intorno c'erano le casette dove venivano alloggiati gli operai, che avevano una forma di mutualità da parte dell'azienda, perché c'erano i ricoveri, gli asili nido per i figli dei lavoratori che andavano a lavorare nei campi, c'era una medicheria per l'assistenza medica, c'era il barbiere. Ricordiamo il periodo questo, perché è importante. Questo centro aziendale è sorto sempre per mano di altre famiglie legate al feudo, legate sempre alla famiglia Grimaldi, quindi per delle figlie della principessa Grimaldi morta nel terremoto, e serviva proprio come momento di estrema modernità dell'attività agricola che si svolgeva in questi campi. Se pensiamo che fine Settecento, primi dell'Ottocento. Questo a dire che in realtà le attività agricole che si svolgevano in Calabria, che se ne dica, avevano delle realtà di estrema modernità, cosa che oggi non si penserebbe. Infatti è sbalorditivo pensare che a fine Settecento, inizi dell'Ottocento, ci fossero degli alloggi per i lavoratori stagionali con tutti i comfort, anche il sostegno per i bambini. E se pensiamo che oggi si fa fatica. In definitiva, quello che oggi dovrebbe assolvere lo Stato era realizzato probabilmente anche meglio, non lo so. Probabilmente sì, noi abbiamo l'immagine, abbiamo visto. Da singole aziende agricole che avevano già fin da allora cura del loro dipendente. Avevano previsto anche questa forma di aiuto, no? Di sostegno ai lavoratori. Esatto. Quali sono i vostri progetti futuri, se li avete? Sì, i nostri progetti futuri sono in definitiva di incrementare la parte olivicola moderna, con i nuovi impianti d'olivo, ne abbiamo già 60 ettari e vorremmo incrementarla un po' di più.
incrementare anche la parte della coltivazione a kiwi e anche quella agrumicola, in maniera da avere un'azienda che non sia più orientata verso, solamente verso l'olivo, ma sia orientata in tre coltivazioni differenti, proprio per ridurre i rischi aziendali e per dare del lavoro in più, perché mentre l'olivo dà del lavoro ma non in maniera eccessiva, il kiwi, l'agrumeto e altre coltivazioni eventualmente danno un impiego di manodopera molto più importante. E in questo senso credo che noi vorremmo sviluppare l'azienda anche unitamente a una forma collaterale di attività agricola, che è quella dell'agriturismo, o comunque sia dell'accoglienza da parte di persone che tutto sommato hanno interesse a vedere questa realtà, che per il 90% della gente è assolutamente sconosciuta e inusuale. Sì. E quindi noi le facciamo tanti auguri. Grazie per l'ospitalità. Grazie. Adesso noi ci vediamo un bel caffè. È stato un piacere, veramente. È stato il mio. Anche questa puntata purtroppo termina qui. Abbiamo conosciuto Rizziconi con le sue storiche frazioni. Ora noi vi lasciamo dalla chiesa San Martino Vescovo di Rizziconi, anzi di Drosi, è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata con A Sud su Sud.